Martedì approda in giunta la manovra di bilancio 2017-2019. Dopo aver adottato lo schema di bilancio in giunta il 15 novembre, secondo i termini di legge, ora si apre la discussione in Assemblea Capitolina. Dopo moltissimi anni, Roma ha la possibilità, nel caso in cui venisse approvato, di vantare un bilancio approvato nei termini di legge e quindi poter impegnare direttamente dal 1 gennaio le somme indicate all'interno del documento. Nonostante i vincoli imposti dalla programmazione del commissario straordinario di minori trasferimenti dello Stato, la Giunta Raggi con questo bilancio ha cercato di dare un segnale sulla visione della città. Abbiamo previsto più risorse per i municipi e per i servizi sociali. L'esigenza è stata quella di rispondere ai bisogni del territorio. Non solo, oltre a questo abbiamo ritenuto opportuno non aumentare le tariffe, in quanto i romani già sostengono un costo elevato per i debiti accumulati nel corso di questi anni. Anzi, abbiamo dato un segnale positivo partendo proprio con la riduzione della tariffa dei rifiuti. Equità, legalità e trasparenza sono principi fondamentali della nostra amministrazione ed ispirano anche il nostro primo bilancio di previsione di Roma Capitale.